Come in ogni vigilia di Pasqua, Gerardina d'Argenio, la sartina della Madonna, è al suo posto nel Duomo per la vestizione della dolorata, un rito che si ripete da anni. Quanti anni avete, Gerardina? 87. E da quanti anni vestite la Madonna? Sono 53 anni. Tenevo il primo figlio, che non cammina. Loro mi fu invitata dalla signorina Marano. Signore, volete venire a vedere come vestiamo la Madonna? E io disse perché no, perché io ero devota, mia madre, insomma, tutta la famiglia, mio suocero faceva gli addobbi, mio marito, insomma siamo stati sempre dell'addolorata. Che si prova a vestire la Madonna? Un'emozione forte, l'emozione è troppo forte perché vederla da vicino è veramente bellissimo. È bellissimo. E lei una volta è venuta pure a casa mia, in sogno, prima del terremoto. Ah, è venuta in giorni sogno. Prima venne a casa mia con una mano così. Gerardina, da dove viene poi questa passione, questa mia madre, era mia madre, perché mia madre è stata tanto male che doveva morire. E lei andò vicino al letto di mia madre e disse, tu non muori, guardi le medicine. Mamma è morta a 89 anni. 89 anni. E poi suo suocero. Poi mio suocero qui la faceva tutti gli addobbi, tutte le cose. La portavano sulle spalle prima. La prima volta poi che ordinò un vario picariello che doveva andare sul camion, mio suocero si dovette chiudere nell'ospedale che c'era perché volevano. Tu non la metti, dobbiamo portare fuori tutti via, ci si erano ribellati. E mio suocero scappò là dentro con tutto il carro della parola. Come lo chiamavano questo suocero? Ma sto Peppa Agravasci. Come mai Agravasci? Teneva un bastoncino in mano quando era giovane che si portava.